tutti gli anni è una rassegna di cori, cori soprattutto di bambini, perché i bambini sono il futuro del nostro mondo. E ho visto dal programma che sono cori che prevedono i canti della nostra tradizione e i canti di altre tradizioni. E lo so che non si sente, ma non è colpa mia. C'è un po' di maretta. Bimbi, bimbi, scusate. Momentino di silenzio come se fossimo a scuola, per favore, perché se no i signori non mi sentono. Dopo tanto le sentiremo le vostre voci. Su, fate i bravi. Oh, perfetto. Dicevo, i bambini sono la nostra, il nostro futuro, e quindi è giusto che condividano le nostre tradizioni. Io trovo molto razzista impedire ai bambini che vengono da fuori di condividere una tradizione così bella come il presepio o il Natale, così come trovo altrettanto razzista impedire ai bambini italiani di condividere le tradizioni dei bambini che vengono da altri paesi. Quindi in questo grande abbraccio è compreso tutto il mondo, perché Perugia è sempre stata una città multietnica, multiculturale, una città aperta, una città accogliente, e con questo concerto vogliamo dimostrarvi che veramente siamo pronti ad abbracciare chiunque venga a Perugia e chiunque l'abbia scelta. Siamo qui nella chiesa di San Francesco. San Francesco appunto è stato il primo a voler parlare di dialogo tra le religioni. Io vi racconto un piccolo aneddoto rapidissimo. Nel 1220 San Francesco si recò in Egitto a parlamentare con il sultano Malik al-Kamil, il sultano perfetto, e a dirgli una cosa molto semplice: sultano, io sono cristiano, tu sei musulmano, perché dobbiamo fare le crociate? Perché dobbiamo uccidere in nome di Dio? E mise fine così alla quinta crociata. Ecco, io spero che ci sia un altro San Francesco, o perlomeno che queste parole di San Francesco poi ispirino tutte le persone di questo mondo. Ma San Francesco è stato anche l'inventore di quella che è una delle nostre più belle tradizioni, che io vorrei poi proprio condividere anche con i bambini che non conoscono. Qui perdo i pezzi. Io vi leggo un brano dalle fonti francescane. Circa due settimane prima della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, chiamò a sé Giovanni, un uomo della contrada di Greccio, e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti, uomini e donne, e arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora s'accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. E quindi è stato San Francesco a inventare il presepio. E ogni bambino che si trova al freddo, senza una culla, senza tutti gli accessori che un bambino dovrebbe avere per crescere sano, per crescere tranquillo, è molto vicino a Nostro Signore, o per chi non è della nostra religione, al profeta Issa, che è nato povero e al freddo. Adesso io vorrei chiamare... Grazie. Adesso io vorrei chiamare per un saluto iniziale le persone alle quali dobbiamo questa nostra giornata, questo nostro bellissimo concerto. Io credo di aver perso un pezzo.
vabbè, poi lo trovo, e questa nostra giornata bellissima. E vorrei chiamare innanzitutto il presidente dell'Associazione Radici di Pietra, l'architetto Michele Bilancia. Grazie architetto per essere venuto, so che è di fretta, però non voleva mancare. Grazie veramente di cuore e grazie soprattutto a questi bellissimi bambini e alle loro famiglie. Questo è il secondo anno di un evento che speriamo si consolidi in questa città e che nasce con un bellissimo nome, Abbracci di Natale. Mi sembra che questo voglia esprimere il desiderio di tutti quanti noi e soprattutto far affidamento su voi bambini, che il mondo sia destinato a un grande abbraccio fra tutti. E questo è l'auspicio. È soltanto una prima tappa che si chiama Abbracci di Natale. In prospettiva vorremmo consegnare anche a voi bambini, se ci sarà possibile, in primavera, prima che le scuole chiudano, un altro abbraccio ancora. Questo, diciamo, di oggi è l'abbraccio del sentimento, quello che ho in mente e dove vorrei coinvolgere a primavera è un abbraccio della memoria. Vorrei che voi bambini, oltre al sentimento del Natale, abbiate anche l'orgoglio di appartenere a una bellissima città, una città che vi vuole bene e che sarete voi a condurre nel futuro. E quindi vi invitiamo fin da adesso a partecipare in primavera, quando sarai, le vostre maestre ve lo diranno, a questo grande abbraccio. E poi sottolineate sempre questo affetto per questa festività che è proprio nostra. Il Natale è bellissimo, andate a vedere i presepi, se vi sarà possibile, anche dentro le chiese, in particolare ce n'è uno a Sant'Ercolano, e che vi invito a venire a vedere durante queste festività. Non vi rubo altro più tempo, perché penso che tutti quanti noi vogliamo sentire le vostre meravigliose vocine, e quindi vi ringrazio e vi abbraccio anch'io con grande affetto. Grazie veramente di cuore all'architetto Michele Bilancia, che per questa città fa molto, per il recupero storico e per il recupero delle nostre tradizioni, ma soprattutto di quelle che sono le nostre mura, che sono veramente belle, anche se un po' fredde, però non importa, perché tanto poi con la buona volontà si arriva dappertutto. Adesso a questo punto vi faccio fare un altro saluto, un ultimo saluto velocissimo da Maria Antonietta Taticchi, presidente dell'associazione Friori. Ecco, Maria Antonietta, ti intervisto più che un saluto. Questa serata c'ha anche una finalità, vero? Assolutamente sì, grazie a tutti di essere venuti, un abbraccio di cuore a tutti quanti. L'associazione Priori è da tempo che sta ormai lavorando perché possiamo ritrovare il piacere di vivere questa città e di vivere insieme. E in questa occasione vogliamo raccogliere un piccolo contributo che andrà a chi è molto vicino a noi, in Via Armonica, alla casa di accoglienza per mamme e bambini che da anni lavora nel silenzio. E quindi ecco, raccoglieremo un piccolo tributo che saranno direttamente le mamme di questa associazione con i loro bambini a portare questa sera stessa, proprio appena riceveranno il contributo e i doni che si raccoglieranno, li porteranno direttamente in questa casa. Io voglio veramente di cuore dirvi quanto sono emozionata di vedervi qua, di aver percorso tutto Corso Vannucci, tutta Via dei Priori, insieme agli amici dell'Accademia Creativa e ai bambini della banda degli Unisoni, perché è stato un momento di gioia vedere questi bambini cantare, questi artisti camminare insieme con noi in questa città stupenda che è la nostra Perugia. Grazie, buon Natale a tutti e un grazie particolare all'assessore Severini che è qui con noi questa sera. Brevissimo, un saluto e un'emozione. Come vedete ho anche la macchina fotografica perché non mi sono voluta perdere lo spettacolo a scendere tra i trampolieri, i bambini che cantavano, era veramente molto toccante e ci preparava a questo, per il quale
veramente ringrazio Associazione Priori, infaticabile, Assisi Suono Sacro, Radici di Pietra, grazie, perché per Perugia davvero state facendo molto e Perugia sta rispondendo a tutte le sollecitazioni che stiamo dando, grazie anche a voi. Quindi un applauso agli organizzatori. Aspetti, Assessore, perché adesso le metto una manetta d'amore. La ammanetto con l'abbraccio di Natale. Grazie. Allora, intanto che io prego, possibilmente non al galoppo, pianino pianino, i piccoli artisti del coro Accademia di schierarsi, io ve lo presento. Ecco, sta passando una vela davanti a noi. Cominciate piano piano a schierarvi. Il coro Accademia sono piccini, sono piccini e sono carinissimi. Il coro Accademia si è formato a Fabriano grazie all'idea congiunta di due musiciste, due giovani donne che amano la musica e la vedono come un mezzo di abbraccio, appunto, di accoglienza, di tenere insieme i cuori e le voci. Questo coro ha partecipato, e questa è una cosa molto bella, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale si è distinto proprio con un programma per l'occasione. Anche stasera ci hanno presentato un programma bellissimo che comprende brani natalizi di varie culture, anche di quelle culture che purtroppo non possono godere il Natale perché vengono dalla guerra, vengono dalla povertà assoluta, vengono da situazioni terribili. E le commentiamo con le parole di Ungaretti. Natale, non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa, posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Al pianoforte Paola Taticchi. La direttrice del coro Willy Balzano. Coro Accademia di Fabriano. Buon Natale, Natale, pace, amore e armonia, questi sono i sentimenti di casa mia. Apriamo il cuore a Gesù, che non nasce lassù, ma scende e trema qua giù. Questo è il Natale della mia famiglia, che l'annuncia con grande gioia. Non ci sono regali, ma doni speciali, che illuminano il cuore, che si apre all'amore. Questa è la luce speciale, che illumina il mio albero di Natale. Non c'è presepe che tenga se non sentiamo che ci appartenga. Tutte le vie della città brillano, le luci di mille colori danzano e sembrano gridare. Esultiamo, la gente acquista regali, giocattoli e doni speciali che porterà Babbo Natale con una magia speciale. Nasce Gesù, che brilla qua giù, si entrerà nel nostro cuore, si trasformerà in tanto amore. Buon Natale! Oh,
Applauso. Thank you.
there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Life is only sky. Thank you.
applauso. Allora, Alessandra Boldrini, vieni. Emanuele Canani, le due percussioniste e la nostra tamburellista, 1, 2, 3, qua. Anche tu col tamburello, vieni. Paola Taticca, il pianoforte. E il direttore, Billy Bazzano. E la poesia iniziale, visto che io vi sto leggendo le poesie, è una creazione di Federica Bennati. Grazie. Grazie, Coro Accademia. Non andate via. Adesso andate via, ma non andate via dopo. Grazie ancora. Piano piano, accomodatevi. E tra i vostri applausi, ovviamente, il coro quando lascia il palcoscenico è accompagnato dagli applausi. Grazie. Oh, adesso io ho visto, già immagino come andrà a finire, io perché ho visto un numero imprecisato di bambini natalini che sono il nostro prossimo coro e li vorrei introdurre con una poesia di Umberto Saba, La preghiera a Gesù Bambino. La notte è scesa e brilla la cometa che ha segnato il cammino davanti a te, santo bambino. Tu, re dell'universo, ci hai insegnato che tutte le creature sono uguali, che le distingue solo la bontà, tesoro immenso dato al povero e al ricco. Gesù, fa che io sia buono, che in cuore non abbia che dolcezza. Fa che il tuo dono s'accresca in me ogni giorno e intorno lo diffonda nel tuo nome. Amen. E adesso intanto chiamo piano piano, col passo non del dromedario, col passo della formichina, il coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi. Bimbi, venite, che intanto vi presento. Come vedete sono piccolissimi e sono un coro nato proprio per diffondere la musica come un gioco, impararla, cominciare a amarla fin da bambini, farla propria. Questo coro ha collaborato e collabora ancora con l'Associazione Amici della Musica di Perugia, che si occupa appunto del programma più prestigioso che viene proposto musicalmente in questa città. Collabora con la Fonte Maggiore, hanno fatto diversi spettacoli, hanno fatto Le avventure di Tom Sawyer, Giungla, che ho visto anch'io, era bellissimo, e ora stanno preparando Le avventure di Peter Pan. Al pianoforte, la Giorgio Sando del pianoforte, grandissima, Alessia Cecchetti. Loro straordinario direttore Franco Radicchia. Scusate, avete un programma che è leggermente diverso rispetto a quello che seguiremo. Lo dirò ora. Il primo brano sarà una lauda del 1300, Venite a laudare, la prima lauda del Laudare di Cortona. Poi seguiremo l'Ave Maria di Gounod, Bach Gounod, e poi Scaccia tristezza, Sogni antichi, e poi Shalom. Non sarà eseguito musica. Venite a laudare per amore e con cuore, l'amoroso del genere.
il coro di voci bianche del Conservatorio Borlatti. Alessia Cecchetti al pianoforte. Io direi di menzionare anche l'assistente del maestro, che è Marta Lugnipini, e il maestro Franco Radicchia. Grazie, grazie per l'emozione. Grazie. E adesso, mentre li accompagniamo con un grande applauso fuori dal palcoscenico, questi piccolissimi artisti in erba, due parole di Salvatore Quasimodo. Il presepe. Natale, guardo il presepe scolpito ove sono i pastori appena giunti e la povera stalla di Betlemme. Anche i re magi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure in legno. Ed ecco i vecchi del villaggio e la stalla che risplende e l'asinello di colore azzurro. E adesso, come tutti gli anni, a braccio di Natale ha un ospite speciale. Quest'anno un artista giovanissimo, ma è già affermato, ha già un bel curriculum alle spalle. Viene dal Lirico Sperimentale di Spoleto, ha già debuttato in Gianni Schicchi, è un ragazzo, lo vedrete, non vi aspettate un vecchio tenore con la barba bianca. Ha già debuttato in Gianni Schicchi, fa parte del coro polifonico dell'ensemble vocale Ipercantus, che è diretto da un altro grande amico della musica perugina, che è il maestro Vladimiro Vagnetti, ed è con noi per regalarci due belle sorprese in musica, Nicola Di Filippo. Thank you.
parola prima del gran finale, perché ora ci sarà una sorpresa, quindi resta qui con noi tu e Paola Taticchi, perché il coro Accademia vorrebbe fare un dono, vorrebbe scambiare dei doni con la presidente dell'associazione Priori, che in questo momento finge di non sentirmi ma mi sente benissimo. Vieni, vieni, perché il coro Accademia ti vorrebbe omaggiare. Quindi io, intanto che il coro Accademia viene e prepara questo omaggio, vi racconto un piccolo aneddoto, che arriverà anche Babbo Natale, dopo lo gli annunciamo, un piccolo aneddoto sulla canzone che ha appena cantato Nicola, cioè appena interpretato in maniera così meravigliosa. Nel 42 c'era la guerra, nel Pacifico c'erano le navi americane, c'era la flotta americana stanziata a combattere contro i giapponesi. Bing Crosby andò in tournée e si fece scrivere questa canzone che parlava appunto di un Natale passato a 40 gradi a fare i barbecue, però sognando le cime innevate, ed è per questo che questa canzone non è soltanto una canzone di Natale ma è anche una canzone di pace. E quindi bellissima, grazie a Nicola Di Filippo per questo, aver voluto scegliere proprio questo pezzo. E adesso prego. Di che cosa si tratta? I Papi Umbri e Marchigiani e Giotto Gentile. Sono due libri d'arte che il Coro Accademia vuole omaggiare alla Presidente della Via dei Priori, Maria Antonietta Taticchi. Grazie. Grazie per l'Associazione Via dei Priori, per la sua Presidente, grazie al Coro Accademia che anche quest'anno ci ha voluto fare l'onore di venire a trovarci e rallegrarci. E adesso siamo proprio al gran finale, siamo arrivati alla fine, poi chiameremo anche Babbo Natale e Mamma Natale, che è abbastanza giovane per essere Mamma Natale, forse le dovranno mettere una bella parrucca bianca perché siamo più la zia giovane di casa Natale. E volevo ancora Nicola De Filippo accanto a me per questa ultima colpo di coda di questo abbraccio di Natale 2015. Vorremmo cantare tutti insieme con voi Astro del Ciel, che è la nostra canzone di Natale più famosa. Grazie. Chiamiamo anche i bambini, chiamiamo tutti i cori, chi c'è, chi non c'è, chi c'è che vuole salire sul palco, forza. Andiamo. Tutti insieme. Andiamo. Avete tutti i dolci in bocca, chi c'ha voglia di unirsi a questo grande coro, a questa grande devo tenere una cosa sbavolta. Dammi a me. Intanto che i bambini si posizionano, mi dicono che c'è un omaggio anche per il coro del conservatorio, il coro di voci bianche, quindi per il maestro Radicchia. Quindi il maestro Radicchia, per cortesia, torni vicino a me perché la vogliono mangiare. Intanto si posizionano i due cori misti, intanto ci servirà lei perché li dovrà. Ecco, lo stesso dono. Lo stesso dono che è stato offerto all'Associazione Via dei Priori. Grazie maestro, grazie. Allora, Nicola De Filippo, accompagnato al pianoforte da Paola Taticchi. Astro del Cielo, tutti insieme, tutti insieme. Thank you.
con Paola Tatinchi al pianoforte, il coro Accademia, il coro di voci bianche del Conservatorio Mollacchi, i loro insegnanti, il maestro Radicchia. Tutti voi, Babbo Natale, Mamma Natale, venite, 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 venite pure, che c'è una sorpresa, vero, per tutti i nostri intervenuti. La merenda gentilmente offerta, la cioccolata calda gentilmente offerta da Liomatic e da De Poi, che sono i nostri sostenitori proprio materiali. Grazie, grazie a tutti, grazie per questo abbraccio di Natale 2015 e ci vediamo l'anno prossimo.